Taxi gira, funzione condensare e caramellare. Dove? In Pastry Concept insieme a Robocubo. Cosa vuol dire condensare? Quando sentite il termine condensare viene subito in mente il latte condensato, che spesso lo utilizzate per delle preparazioni dolciarie o perché no c'è chi lo mangia anche sul pane, come se fosse una semplice confettura. Come vedete qui alle mie spalle, la mia immancabile lavagna, abbiamo appunto il latte condensato, come fatto? Solamente con due ingredienti, latte e zucchero, zucchero semolato. Non c'è altro. Normalmente spesso viene anche, a volte aggiungono dello sciroppo di glucosio, lo aggiungono per una consistenza e una fluidità diversa, perciò una viscosità diversa. Questo è dato anche per evitare una cristallizzazione del prodotto. Viene presa una pentola, questo qui ve lo spiego in modo manuale, una pentola, viene messo lo zucchero con il latte, viene messo a bagnomaria per quasi 6 ore. Cosa vuol dire 6 ore? Vuol dire condensare il prodotto senza che diventa giallo, perché il latte condensato non deve diventare giallo. Perché diventa giallo? Diventa giallo perché avendoci dentro del lattosio, e il lattosio è uno zucchero che accelera subito la reazione di Maillard, insieme al calore e alle proteine che sono contenute, viene poi quel giallino paglierino. Ma noi tutto questo non lo faremo, non staremo mica qui 6 ore con voi, anzi lo so che a voi farebbe piacere, ma quello che vi voglio far vedere è come si può ottenere un perfetto latte condensato con il sistema vacuum Robocubo. Cosa facciamo? Pronto Riccardo? Aggiungiamo lo zucchero e poi aggiungiamo il latte e iniziamo a condensare il prodotto. È importante è che il brix finale di un ottimo latte condensato sia 70 brix. Dallo stesso prodotto, perciò una volta che noi abbiamo condensato il latte, e questo avviene con il discorso del sottovuoto, perciò il sottovuoto ci aiuta, come vedete, in vari passaggi, a raffreddare, a condensare, a caramellare, a proteggere, a fare il processo di canditura, no? Perciò abbiamo il sottovuoto ovunque. Quando noi facciamo il latte condensato, se noi ci fermassimo alla fine del latte condensato, possiamo aggiungere un pizzico di bicarbonato di sodio, il quale ha la capacità di accelerare la reazione di Maillard e viene fuori il cosiddetto dulce de leche. Perciò noi dal latte condensato, aggiungendo un pizzico di bicarbonato di sodio, bastano 3-4 grammi chilo prodotto, perciò è pochissimo, noi possiamo ottenere il dulce de leche. E anche qua un dulce de leche come? Molto viscoso, molto liquido, dipende da cosa voi volete ottenere, oppure un dulce de leche molto caramellato. E qui arriva la funzione sempre del sottovuoto insieme al calore. Riusciamo a caramellare il prodotto arrivando fino a 120 gradi all'interno della macchina, caramellando fino al colore che noi vogliamo. Perciò possiamo ottenere un dulce de leche molto caramellato come un dulce de leche poco caramellato, perciò un brown e un biondo, ecco, chiamiamoli in questo modo qua. Cosa cambierà? Cambierà il gusto. Maggiore è la caramellizzazione di questo prodotto, migliore sarà il gusto del nostro dulce de leche. Noi lo possiamo usare, per esempio, abbiamo fatto vari test utilizzandole all'interno di ganache, e invece di mettere sciroppo di glucosio, realizzando delle ganache per praline, dove noi abbiamo aggiunto della panna, del dulce de leche, del cioccolato, una piccola parte di burro e abbiamo fatto delle ganache con questo gusto di dulce de leche. Dal dulce de leche o dal latte condensato basta aggiungere un po' di copertura bianca, latte o fondente o gianduia, perché no, quello che volete, aggiungere una minima parte di un addensante che si chiama agar-agar e in questo modo realizziamo le cosiddette confetture di latte. Ancora di più io posso mettere nelle mie confetture di latte, perciò vedete siamo partiti dal latte condensato, l'abbiamo trasformato in dulce de leche e uno dei due, possiamo farlo sia sul latte condensato sia sul dulce de leche, possiamo realizzare le nostre confetture di latte o confetture di latte aromatizzate alla frutta secca. Perciò cioccolato bianco e pasta pistacchio, che viene fuori questo verdino con un colore buono e poco dolce perché aggiungiamo del grasso. Perciò vi ricordo, possiamo farla con e senza un addensante. Possiamo anche utilizzare una pectina. L'importante è utilizzare una pectina adatta a quel prodotto lì. Perciò non per confetture, ma una pectina
adatta per questa confettura qua. Poi vi ho messo qua sulla mia famosa lavagna, che ormai l'avete vista che mi segue ovunque, panna con un punto interrogativo. Ma perché vi ho messo il punto interrogativo? Vi dico la verità, non lo so nemmeno io, ma ve lo dirò adesso. Vi ho messo il punto interrogativo perché noi possiamo concentrare anche la panna. Perciò questo è importantissimo, posso prendere della panna, 2 litri di panna, metterla all'interno del robocubo, concentrarla fino a quello che voglio, perciò togliere ancora l'eventuale acqua, perché la panna è fatta da acqua, circa il 60% di acqua, il 35% di grassi e l'altro 5% circa sono gli altri solidi, perciò proteine e lattosio. Noi possiamo concentrare la panna perché? Perché io faccio dei cremosi, e qui ci riallacciamo ai cremosi che abbiamo fatto nell'altro video, dei cremosi dove possiamo utilizzare una panna concentrata con una piccola parte di cioccolato ed è una pseudo ganache cremosa senza l'aggiunta di uova. E questo grazie al sottovuoto, perciò al vacuum system robocubo che ci permette di estrarre l'acqua in eccesso, una panna che noi vogliamo togliere, perciò vogliamo togliere il 10%, avrete una panna più compatta. Ma con la stessa panna, ascoltami Riccardo, con la stessa panna possiamo realizzare un'ottima panna cotta. Perché? Perché la cremosità della panna cotta o del nostro crème brûlée è data dalla percentuale di grasso che noi aggiungiamo. Perciò non aggiungiamo più tuorle o tanto. Abbiamo una panna già ulteriormente resa grazie al discorso del vacuum e possiamo metterla all'interno dei nostri prodotti. Questo vuol dire flessibilità, vuol dire ragionare con la propria testa. Adesso andiamo nel dettaglio e vi faccio vedere come viene fuori il nostro latte condensato. Seguitemi. Eccoci tornati, la nostra lavorazione di condensare e poi vi faccio vedere anche quell'altra di caramellare è terminata. La vediamo insieme. Ecco qua, questo è il nostro latte condensato. Vedete il colore? La densità è giusta, possiamo avere delle densità, come vi dicevo prima, anche più o meno viscose, dipende da cosa volete ottenere. Perciò questo è il nostro latte condensato, fatto come? All'interno del robocubo con il sistema vacuum system. Perciò ha aiutato a non andare oltre la temperatura per evitare di ingiallire il prodotto e di condensare lentamente, ma lentamente vuol dire mezz'ora confronto alle 6 ore, il nostro prodotto. Aggiungendo, vi ricordate, il pizzico di bicarbonato, otteniamo questo, vedete? E questo è il nostro dulce de leche, con una struttura ancora diversa, perché in questo caso allunghiamo leggermente i tempi di 10 o 15 minuti, con temperature più alte, caramellando il prodotto. Perciò qui abbiamo, abbiamo la funzione di caramellare. Vi ricordo che con questa possiamo fare degli ottimi dolci, delle ottime preparazioni o addirittura dei ripieni per torte e quant'altro. Cosa dirvi? Noi con questo video terminiamo qui il nostro tutorial, chiamiamolo così, ma soprattutto la nostra voglia di farvi crescere, di farvi scoprire che la tecnologia è uguale rispetto per la tradizione. Alla prossima, ciao carissimi, ciao!